nella mondanità romana, ma soprattutto nel gusto, nella qualità, un nuovo locale, il Suburra. Siamo in compagnia di Dario Tornatore, lo chef, e vogliamo intanto capire quale sarà la filosofia di questo luogo. Intanto buonasera, sì, abbiamo creato questo locale in pieno centro a Roma, aperto dalla mattina alla sera, e cerchiamo innanzitutto di dare qualità qui al centro di Roma. È un locale aperto tutto il giorno con una proposta molto simpatica, a partire dalla colazione fino al dopo cena, con dei splendidi drink, e ci muoviamo su delle corde assolutamente italiane, rivisitate con creatività, senza troppo andare ad intaccare quello che è la nostra tradizione. Dario Tornatore, la tua esperienza all'estero, che cosa ti ha portato di aggiuntivo rispetto a tutto quello che avevi proposto alla tua clientela romana fino all'altro ieri praticamente? Beh, sicuramente tante tecniche internazionali, dei prodotti diversi e il modo di andare a toccare la materia prima, quindi all'estero è tutto molto diverso da qui, quindi ho cercato di portare il meglio qui a Roma. Ecco, portare il meglio a Roma, però poi vuol dire anche abituare i palati a saperlo degustare, cioè non avvicinarsi al cibo in modo casuale, ma con cognizione di causa. Beh, assolutamente questa è la sfida più grande che stiamo proponendo qui a Roma, ma sono sicuro, convinto, che la clientela risponderà bene. Senti, al cliente abituale tipico dei locali romani, secondo te che cosa serve per acquisire maggiore coscienza e decidere il luogo in cui andare, non tanto a trascorrere la serata, quanto a gustare cibo di qualità? Ecco, quali sono gli elementi su cui far presa? Beh, sicuramente abbiamo scelto qui di portare quello che è veramente il Lazio, a partire dai nostri salumi che ci porta tutto Dol, quindi abbiamo dei salumi e dei formaggi che in realtà il romano vero non conosce, quindi soprattutto quello, e andare a cercare nella tradizione i piatti laziali veri. Senti, si è appena conclusa la giornata mondiale dell'eccellenza, che cosa possiamo dire sull'eccellenza agroalimentare? Se tu dovessi stabilirla in tre aggettivi, a quali aggettivi useresti per l'eccellenza laziale nel settore agroalimentare? Beh, in primis il vino, assolutamente, ma salumi e formaggi non sono assolutamente da meno qui nel Lazio. Abbiamo scoperto qui dei prodotti fantastici, dei prodotti non commerciali che veramente coglieranno l'attenzione del cliente. Conciato romano, per esempio, che è una novità assoluta, e poi i vini. Quali saranno le aziende presenti all'interno del locale? Allora, uno tra le news che abbiamo qui è una cantina che nasce ai Castelli Romani dell'attore Tognazzi, che ci ha proposto una linea molto molto simpatica, ma soprattutto di qualità del territorio, tra cui ne possiamo fare dei nomi, Antani come se fosse, quindi sono dei vini, sono dei vini eccellenti che vale la pena provare. Ecco, l'eccellenza, se noi la dobbiamo definire in tre aggettivi, come la definiamo? Velocissimi, a spot, per dire l'eccellenza. Allora, bisogna assolutamente avere la qualità, il rispetto del territorio e il rispetto anche della materia prima, perché non bisogna andare a toccarla troppo, ma lasciarla così com'è, come nasce dalla passione di chi la fa. E infine, rispetto, secondo me racchiude tutto, perché comunque ci vuole veramente rispetto. Grazie Dario Tornatore, noi oggi siamo qui a testimoniare la grande apertura di questo luogo, continueremo a tenerti sotto osservazione con la nostra Liberi TV. Grazie. Ti aspetto.